Sono stati avviati oggi i lavori preliminari della campagna di scavi che avrà ufficialmente inizio il 6 di settembre, condotta congiuntamente dalle università di Bari e di Foggia, e che punta all'indagine di due porzioni della città antica di Siponto e della città medievale di Siponto in due aree significative: un isolato dell'abitato nei pressi delle chiese paleocristiane e la zona dell'anfiteatro. Lo scavo verrà condotto con la partecipazione di molti studenti delle due università ed è l'avvio di un progetto che ci vedrà impegnati per molti anni. Oggi abbiamo avviato le attività preliminari con la pulizia, la predisposizione di una delle aree di scavo con l'impiego di un mezzo meccanico che ci è stato messo a disposizione generosamente dalla Gianni Rotice SRL, e mi fa molto piacere che rappresentanti dell'imprenditoria locale dimostrino un interesse per questo nostro progetto. Speriamo che anche altri vogliano seguire l'esempio di Gianni Rotice, perché questa ricerca, oltre alle finalità di conoscenza, di tutela, di valorizzazione del patrimonio, intende essere un contributo per lo sviluppo economico e sociale di Manfredonia e del suo territorio, in maniera tale che il patrimonio archeologico sia una componente significativa di un nuovo progetto per la città e per tutto il territorio di Capitanata.